Riprendiamo la linea da Frosinone, andiamo subito in corsa dal nostro Massimo Ghirotto. È successo qualcosa? Sì, c'è stato lo scatto di Rabottini della Farnese Vini, agevolato da un leggero strappo, un strappo dal 3-4%, ma che ha un po' allungato il gruppo, ma è stato ripreso da altri 3 o 4 corridori. Noi siamo sempre un po' sull'erta, non vogliamo mettere a rischio anche il repentaglio della salute dei corridori che stanno ravvivando veramente questa tappa. Paco. Naturalmente la tua posizione è quella, Massimo, va benissimo così, perché in effetti questo strappo viene affrontato a velocità altissima, 7 km e 300 metri. Che cosa succede invece nelle retrovie del gruppo stesso? Sulla moto c'è Tarcisio Mazzeo. E il gruppo si sta decisamente sgranando, li stiamo vedendo i corridori che rallentano, che non ce la fanno a tenere il gruppo. Ci sono due dell'Androni Giocattoli che si sono fermati uno per uno, problema meccanico. Abbiamo visto l'ex Maialosa Finney che proprio all'inizio della rampetta non ce la faceva a tenere il passo dei compagni. Falco. E allora, grazie Tarcisio. In pratica alcuni velocisti cominciano a soffrire la sfrenata velocità con cui il gruppo sta affrontando questi ultimi 6 chilometri. C'è parso in difficoltà per esempio Guardini, il corridore della Farnese. In vetta, in testa alla corsa, particolarmente attivi gli uomini della Katiuscia, che cercano di portare via il gruppetto. Subito dopo, il gruppo, che a folle velocità adesso siamo in discesa, cerca naturalmente di recuperare. In avanscoperta nel gruppetto c'è Joaquin Rodriguez, che è proprio pilotato da un compagno di squadra, va addirittura all'attacco. Come giudichi, Massimo Ghirotto, l'azione di Rodriguez, che sta cercando di arrivare alla maglia rosa a questo punto? Corre per gli abbuoni, vuole anticipare i velocisti. Ma credo che sia un po' difficile anticipare i velocisti, perché insomma andare all'arrivo mancano meno di 5 km all'arrivo, e sicuramente adesso in questo momento tra l'altro lascia anche andare il suo compagno, non lo noto distintamente, ma è un corridore solo al comando in questo momento, maglia rossa Katiuscia. Sì, sì, è proprio Rodriguez, Massimo, è proprio lui all'attacco, proprio per questo ci pareva strano naturalmente questo comportamento. Sì, grande attacco però di Purito Rodriguez, evidentemente il corridore spagnolo capofila del team Katiuscia, diretto da quel vecchio volpone di Valerio Piva, che è stato per anni il manager di Mark Cavendish, ha pensato che su quel dentino potesse esserci l'occasione buona per dare la stoccata agli avversari. Sai cosa penso? Magari sono sintonizzato sulle frequenze di Radio 1 Rai, sicuramente sarà così, e ci hanno voluto smentire, hanno voluto far capire che quanto a fantasia appunto sono in grado di incendiare la torcia della corsa. Benissimo, andiamo allora da Tarcisio Mazzeo per capire qual è un po' la reazione di Cavendish, perché mi pare che la formazione del campione del mondo non riesca più a controllare la gara, perché si succedono scatti e controscatti. Vai Mazzeo. Mazzeo non ci ascolta. Diversi uomini, abbiamo visto Benedetti molto attivo in questi giorni, che ha ceduto, abbiamo visto Roberto Ferrari non parteciperà alla volata perché si è fermato a cambiare una ruota ed è molto attardato, e non vediamo come possa cucire, come possa chiudere il buco che si è aperto su questa salita. Palco. C'è un altro dentino favorevole a un contrattacco, ma ormai i cacciatori stanno inseguendo la lepre che è stata inserita, infilata nella rete, perché è stato vanificato l'attacco dello spagnolo Purito Rodriguez, e dunque tutto da rifare per lui e per tutti, ma il gruppo è molto molto sgranato. Massimo Ghirotto, che cosa sta succedendo? Velocità fortissima. Sì, velocità fortissima, noi ve lo diciamo, dobbiamo sempre anticipare i corridori perché ci sono queste curve e controcurve in discesa, ma ho visto nettamente quando il gruppo ha raggiunto Purito Rodriguez. Io credo che sia questo così anche un attacco dimostrativo, ha voluto anche così correre in sicurezza, sarà stato informato dal suo direttore sportivo, il bravissimo Piva, che se il percorso è abbastanza insidioso, quindi per non rischiare cadute è meglio sempre rimanere davanti. Gruppo compatto, Paco.
Sì, e in pratica Guardini, Ferrari, lo abbiamo sentito, non facevano più parte dei corridori in grado, del manipolo di corridori in grado di giocarsi allo sprint questa tappa nona del Giro d'Italia. E anche Modolo, ma chiediamo ovviamente conferma al nostro Tarcisio Mazzeo, Moto2 non ci è parso particolarmente brillante, così? No, assolutamente, proprio mentre tu stavi nominando Modolo, noi lo sorpassavamo lungo la discesa, il distacco, ecco qua, siamo dietro Modolo in questo istante, sta pedalando come un forsennato per andare a chiudere il buco, poi smette di pedalare, non ce la fa, è fuori dalla volata anche lui, Falco. C'è dunque un nuovo attacco di un corridore, andiamo da sentire da Massimo Ghirotto chi è il contrattaccante. No Emanuele, chiediamo scusa ma noi non riusciamo a vederlo, qua ci sono continue ritornate, curve, non abbiamo il gruppo proprio dietro di noi, noi siamo ai 3 km d'arrivo, cerco di chiedere a Mario Conti di rallentare e vedere cosa sta succedendo, ma non siamo proprio veramente in grado di vedere nulla, Paco. E allora ritorniamo in diretta, il gruppo è compatto, ci sono una serie di sbandate, 3 chilometri alla conclusione e in effetti l'attacco era di Fellini, il corridore della Androni, ma non c'è una squadra in grado di tenere unita la corsa, Emanuele. Questa sì, è grandissima bagarre, per la prima volta le squadre dei velocisti hanno perso la possibilità di gestire gli ultimi chilometri, ognuno fa quello che gli pare perché non c'è una squadra che riesca in qualche modo a controllare gli avversari, dunque scatti a ripetizione, scatti e controscatti, visto che Ferrari era finito fuori dal gruppo delle possibili stelle, Fellini aveva provato l'attacco, andiamo ancora in corsa con il nostro Massimo Ghirotto perché mi pare sia Adam Hansen e tu me lo potrai confermare, il neozelandese Adam Hansen in testa al gruppo, Massimo. Sì, confermo, Hansen ha attaccato ma in questo momento viene raggiunto, superati i 2 chilometri all'arrivo, gruppo allungatissimo a seguito della discesa vorticosa che abbiamo fatto, in questo momento ripeto gruppo compatto che si sta leggermente allargando, vediamo un po' chi sarà in grado in questo momento di prendere in mano la corsa, vedo comunque le maglie della Garmin, della squadra della maglia rosa Eisendahl, Paico. Andiamo ancora con Tarcisio Mazzeo, gruppo allungato, velocità notevolissima, adesso però il tratto in discesa è finito, dovreste essere in pianura, vai pure, Tarcisio Mazzeo. 1500 metri al traguardo, Pirazzi rimane tagliato fuori, è un atleta di queste parti, sicuramente ci teneva a provarci, anche lui è fuori dalla mischia, stiamo vedendo il gruppo che in questo momento aggredisce gli ultimi 1200 metri, Palco. E allora ultimi metri, poi per la volata microfono Emanuele Dotto, gli uomini della Green Edge con Goss nelle prime posizioni, serie di sbandate, ultimo chilometro a velocità sicuramente superiore ai 60 all'ora, per questo motivo diventa difficile anche recuperare le posizioni, la maglia rossa Eisendahl in pratica nelle prime 15 posizioni, deve cercare di non cadere, si è rotto adesso il treno della Green Edge, la formazione appunto di Goss che cerca adesso comunque di risalire in terza posizione, e lui l'uomo favorito nella posizione migliore per lo sprint con Cavendish invece costretto al recupero. Sì, Cavendish è in difficoltà, ha lanciato lo sprint dai corridori della Green Edge, mancano 400 metri alla conclusione, ma attenzione, un piccolo scarto di Matthew Goss, dunque è caduto proprio Matthew Goss, è caduto Mark Cavendish, davvero un disastro, e può partire il corridore del team Radio Shack, doveva essere lanciata la volata per Mark Cavendish, l'uomo della formazione del team Radio Shack è al comando, dovrebbe trattarsi la volata lanciata, Ventoso, potrebbe dunque la vittoria andata a Ventoso, il corridore spagnolo si è conquistato il successo al secondo posto Pelline, da confermare dunque il successo di Ventoso, il corridore della Movistar che aveva vinto la tappa di Fiuggi, ma attenzione perché Matthew Goss è a terra, ferito
ferito in maniera abbastanza seria, viene soccorso dal medico Branca, Marco Branca, della organizzazione di corsa. Anche Marcinski, il corridore polacco della Vacan Soleil, è a terra, una volata drammatica, c'è stato uno scarto, uno smandamento di Matthew Goss, e dunque questa tappa è stata ancora una volta dominata dalle cadute. Seconda caduta dopo quella di Herning in Olanda, in Danimarca. E in effetti dobbiamo dire che in pratica c'è stata questa sbandata, ha visto il successo di Ventoso, una volata sicuramente che Ventoso ha impostato molto bene. Bravo Felline, secondo, terzo Nizzolo, quarto Caruso, improvvisato sì, ma non troppo spinte, perché Caruso lo spunto veloce ce l'ha, poi Schorn, Christoph Esiedal e Brandl, ma soprattutto è la caduta di Goss che farà discutere. E poi Cavendish è stato buttato giù da un uomo del team Saxo Bank, probabilmente da Aedo, il velocista argentino, così ci è parso. Emanuele, hai visto bene Giovanni, hai visto bene, perché è andata esattamente così, ma lo scarto principale è stato di Goss, che non ha visto probabilmente il curvone che metteva sul piccolo vialone d'arrivo. È stato bravissimo ancora una volta lo spagnolo Ventoso ad anticipare tutti quanti, e Ventoso, che avevo ricordato in precedenza vittorioso a Fiuggi, evidentemente qui nel Lazio si trova bene. Il sprinter spagnolo della formazione Movistar è andato a vincere anche questa tappa drammatica di Frosinone. Nulla cambia in classifica generale, vi comunichiamo l'ordine d'arrivo: primo Ventoso della Movistar, il corridore spagnolo che ha preceduto sul traguardo lo sprinter della Androni Giocattoli Venezuela Felline, al terzo posto Nizzolo della Radio Shack, in quarta posizione Caruso, quinto Schorn, sesto Christoph, settima la maglia rosa Eiesdal, ottavo Brandl, nono Belletti e decimo Impey. Nulla cambia in classifica generale, con la volata vincente davvero imperiosa dello spagnolo Ventoso. È tutto dal Giro d'Italia. Abbiamo ancora un paio di minuti, ma si sono fatti allora, male in questa caduta. Possiamo a questo punto utilizzarli per una sorta di processo alla tappa. Io capisco che insomma il Giro d'Italia abbia, come tutte le grandi corse a tappe, ogni volta degli arrivi diversi, però bisognerebbe anche studiare la cartina, sì. Nel senso che non sapere che a 250 metri dalla linea d'arrivo la strada curva a sinistra, uno sprinter non può sicuramente commettere un errore del sì, genere. Sì, cioè giustificarsi in questo modo. Lì bisogna stabilire se invece a Goss sia mancata la lucidità nella scelta della ruota, forse anche saltato. Guarda, io ho l'impressione che gli sia saltato il pedale, perché ha fatto diciamo uno scarto talmente improbabile per un velocista della sua potenza e della sua esperienza, che si è andato a infilare in una specie di tunnel e poi dunque ha perso la possibilità di raddrizzare la bicicletta ed è caduto. Naturalmente su Matthew Goss si sono ammucchiati via via tutti gli altri, compreso Mark Cavendish, che evidentemente non è un corridore, Francesco Graziani, sì, che ha paura assolutamente, però deve sempre stare in testa, sì, perché allora, quando si trova nelle condizioni di non protezione, insomma, anche lui cade spesso. Allora, io riprendo la linea da studio, ringrazio il dottor Scaramuzzino. Grazie a voi, buon proseguimento. Arrivederci. E si è da lì in rosa, naturalmente.